Di base io mi rompo i coglioni. In generale proprio, cioè tutto dopo un po' mi rompe i coglioni. Se c'è una cosa che mi rompe proprio tanto i coglioni, è la sosta della nazionale. Sto a contare i giorni fino alla prossima partita di campionato, soprattutto quando la mia squadra magari è reduce da buoni risultati e con la paura che si rompe l'incantesimo, no? Che i giocatori tornano e inizia un'altra storia, un altro gioco, magari la squadra comincia a giocare male. Noi abbiamo Diawara bloccato da un colpo di stato in Guinea. Credo che ci sia anche la Coppa d'Africa quest'anno. Altro motivo per evitare giocatori di determinate nazioni. Io lo sapete, l'ho detto spesso a più riprese, che se devo prendere degli stranieri li prenderei tutti da nazioni vicine, non perché sono razzista o in qualche modo mi stanno sulle palle i giocatori neozelandesi, per esempio, assolutamente, anzi, sono un appassionato di calcio sudamericano, ma so che è una rottura di coglioni avere i giocatori che vanno a giocare per la Coppa America. 10-11 ore di volo, andare e tornare. È una rottura di palle. Adesso Mancini c'ha un'infiammazione sotto al piede. Spero che non sia fascite plantare, perché la fascite plantare è un cavolo di problema di cui se ne parla poco. È un po' di quei problemi tipo la pubalgia che ti porti avanti per mesi, 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 anche per una stagione intera. Di fascite plantare, per esempio, provate a chiedere a Marco Del Vecchio, che ne ha sofferto molto durante la sua carriera. La nazionale non ha vinto, ho saputo, io naturalmente non ho visto la partita. Ha pareggiato. Vedo gente che io le invidio perché si dispiacciono, proprio si struggono. Io non ho questo spirito così nazionale, non nazionalista, nazionale. E non sono ai livelli del mio amico Nico che detesta quelli che lui chiama i Savoia. Li detesta anch'io, però. E diciamo che sono un po' più morbido di lui. Diciamo che quando ci sono le competizioni, le partite le guardo, sempre con tutti gli scongiuri del mondo, perché sapete che ho sempre il terrore che si rompa qualcuno della mia squadra, che si faccia male qualcuno della mia squadra. In questa sosta, in particolare, c'è Vigna che ha avuto il problema giocando contro l'Uruguay. Uscito al 71esimo con un problema evidente all'adduttore, però la risonanza ha dato esito negativo. Tabarez dice che è disponibile per la prossima partita, credo sia giovedì, della nazionale. È evidente che il giocatore il dolore l'ha avuto, perché io ho visto come è uscito dal campo. E molti dicono che potrebbe essere solo un affaticamento, potrebbe anche essere solo un affaticamento, ma un affaticamento che dà un dolore così cioè non lo so, sarò molto più tranquillo quando il giocatore tornerà e farà gli esami clinici appropriati qui in Italia, perché Vigna comunque ha un valore, è un asset della Roma, quindi li faranno
Quelle visite mediche che a noi comuni normali, comuni mortali, non faranno mai, proprio accurate in modo incredibile, come è giusto che sia. E quindi, quando si sapranno i risultati, purtroppo il giocatore tornerà proprio a ridosso della prossima partita col Sassuolo. Anche se non avesse avuto problemi, probabilmente, anzi senza probabilmente, non avrebbe sicuramente giocato quella partita perché sarebbe arrivato praticamente il giorno prima. Ma vedremo, vedremo che succede. Nel frattempo Kalashnikov ha fatto un gol nella partita contro la Svezia. Io mi auguro che venga utilizzato il più possibile. Perché io diciamo che ho un debole per questo giocatore, secondo me è molto forte, come forte il nostro Tammy Abram, sentite la pronuncia, sentite. Guardate la bocca proprio, Abram, capito? Abram, mazza forte, Abram. No, no. Abram. Sto scherzando, ovviamente. Lasciatemi scherzare, che già mi rompo i coglioni, non posso neanche scherzare. Non posso neanche scherzare. In questi giorni, visto che non c'era calcio fruibile, per me ho visto un sacco di film, ho visto delle serie, ma ne parleremo in un video dedicato a quelle cose lì, perché chi si occupa di calcio generalmente non gliene frega una mazza delle serie, della TV. Niente, io ho visto queste cose, poi per il resto, scusate la citazione, ma facevo il colonnello, praticamente ho fatto tipo il colonnello Kurtz di Apocalypse Now, che era interpretato da Marlon Brando. Praticamente rompendomi i coglioni lanciamo messaggi così nell'etere, messaggi verso chiunque o verso nessuno, cose tipo: ho visto una lumaca scivolare sulla rama di un rasoio. Non sto impazzendo, ciao a tutti, forza Roma!